Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Servizi WordPress, io sono Raffaele e oggi voglio parlarvi di Task Hive. Se vuoi creare un sito web directory come Upwork, Fiverr o freelance.com, Task Hive è il tema che fa per te, puoi creare il tuo sito web directory o marketplace per monetizzare. È personalizzabile al 100%, ha un design veramente accattivante. Andiamo in screencasting e vediamo insieme Task Hive. Eccoci qua ragazzi, siamo su hivepress.io, sito ufficiale di Hivepress. Andremo a vedere insieme il tema Task Hive. Task Hive ci permette di andare a creare un marketplace completo dove potete anche andare a monetizzare il vostro sito web, dei siti web directory e il tutto in un'unica soluzione. Non dovete andare a prendere altre cose, ma vi basta il tema di Task Hive. È facilmente personalizzabile. C'è una demo che si importa con un click, potete andare a creare dei siti web directory, job board, marketplace, real estate, una serie di siti web directory direttamente all'interno del vostro tema. Quello che vedremo oggi è Task Hive, è un tema che costa $79 e in più c'è una selezione di plugin aggiuntivi, alcuni sono gratuiti e alcuni a pagamento. Con il tema avrete tre plugin a pagamento del valore di $39, quindi la spesa viene ripagata soltanto dai tre plugin aggiuntivi che vi serviranno per andare a creare il vostro sito web come freelance.com o Fiverr, per esempio. Andiamo a vedere alcuni dettagli del tema. Eccolo qui, come vedete ha un look veramente professionale, semplice, pulito e professionale. Per chi lavora online, avere un sito web o un layout professionale è già a metà dell'opera. Andiamo a vedere, come vi dicevo, è facilmente personalizzabile, quindi potete importare il tema con un click e potete andare a importare anche i plugin richiesti con un click. E queste sono i premium plugin che verranno inclusi: sono il marketplace per monetizzare, per fare delle vendite sul vostro sito web directory, le richieste e i tag, e ce ne sono tre che sono gratuiti. Andiamo a vedere i plugin, eccoli qua, le estensioni. Come vedete ci sono delle estensioni pro, quindi a pagamento, abbiamo detto request $39, poi abbiamo il marketplace, dove lo trovo, eccolo qua ancora, $39, e i tag a $29. Questi tre plugin sono inclusi all'interno del pacchetto del tema Task Hive. Se ritorniamo indietro, eccolo qua, scendiamo ancora un po', quindi potete personalizzare il design, puoi monetizzare, perché con WooCommerce, lavora con WooCommerce, puoi andare poi a vendere dei servizi all'interno del tuo sito web. E infine la licenza costa soltanto $79, è lifetime, quindi l'acquisti una volta per un singolo sito e non devi pagare ulteriormente. Hai delle update automatiche, la cosa importante è anche 30 giorni garanzia su quello che hai pagato. Se non sei d'accordo puoi chiedere il refund. Hai 12 mesi di premium support, quindi il tema $79, inclusi i tre plugin premium, ti sei già ripagato la spesa del tema. Andiamo a vedere velocemente la demo del tema. Eccola qua, questo è il tema una volta installato, ovvero il tema una volta installato è il classico, la classica installazione di WordPress. Una volta importato il tema, vi faccio vedere come dopo successivamente, avrete questo layout. Come vedete è molto professionale, molto curato, molto pulito, ok? Quindi andrete a importare tutti i servizi, le pagine, le richieste, le pagine che ci sono all'interno della demo. C'è anche un blog, c'è la possibilità di richiedere un servizio, postare una richiesta, c'è l'account e tutto è all'interno del tema, ok? Ci sono le categorie, la directory è suddivisa per categorie
E queste categorie le potete andare ad ampliare, potete inserire quante categorie volete andandole a creare all'interno del tema. Quindi non è un tema precompilato, chiuso, diciamo, dove non potete poi andare a fare delle modifiche, ma potete andare a creare qualsiasi servizio volete inserire all'interno del vostro sito web directory. Come vedete è molto professionale, potete andare a cercare poi i servizi per parola chiave, per esempio. E c'è il filtro, come vedete sulla sinistra ci sono dei filtri che possono essere creati sempre all'interno del tema. Non dovete inserire plugin aggiuntivi, viene tutto integrato all'interno del tema. Potete andare poi a inserire nuove funzionalità, nuovi servizi inclusi. Potete poi andare a filtrare quello che è la vostra richiesta sul sito web, e tutto questo viene fatto semplicemente dal tema TaskHive. Ok, è veramente interessante. Torniamo nella home page, eccoci qua. Sotto abbiamo i servizi richiesti. Entrando dentro un servizio, come potete vedere, ci sono le funzionalità, le immagini che descrivono il servizio, le varie funzionalità. Queste vengono sempre create con i tag all'interno del tema. Ci sono le review che sono importanti per chi acquista, potete inserire delle review. Chi utilizza i servizi sul vostro sito web può inserire dei review. Ci sono i related listing. Sulla destra invece abbiamo chi è l'autore del servizio, ok? Potete acquistare il servizio, qui ci sono le stelline con le review, quanto costa il servizio, potete mandare un messaggio all'autore del servizio, potete acquistare il servizio, come vedete passa poi su WooCommerce e potete anche andare a vedere chi è che fornisce il servizio, ok? Potete andare a mandare un messaggio direttamente all'autore del servizio e c'è il listing, la lista dei servizi dati da quell'autore. Potete andare a vedere il vostro account o gli account che si trovano all'interno del tema, e ci sono una serie di servizi che si trovano all'interno del vostro account. Detto questo, andiamo insieme a vedere come si installa TaskHive e come funziona TaskHive. Ho appena creato un'installazione nuova di WordPress, eccola qua ragazzi, andremo a installare adesso il tema TaskHive. Dopo che avete acquistato il tema, scaricate il vostro file zip, andiamo sotto aspetto temi e successivamente aggiungi nuovo. Ok? Carica tema. Vado a caricare il mio tema, il mio file TaskHive, lo inserisco, clicco su installa ora. E come vedrete, in pochi istanti il tema sarà installato. Eccolo qui. Possiamo cliccare su attiva e abbiamo attivato il nostro tema TaskHive. Attualmente il tema è installato e attivato, ma come vedete i contenuti non sono stati ancora importati all'interno del tema per andare a avere questo layout pulito, professionale e funzionale in tutti i suoi aspetti. Abbiamo questo annuncio che ci dice: per far sì che funzioni correttamente TaskHive devi importare Hivepress e tutti questi plugin che vengono raccomandati, compreso WooCommerce. Quello che dobbiamo fare è andare qui e cliccare su Inizia installazione. Importate tutti i plugin perché vi serviranno per le funzionalità del tema TaskHive. Quindi clicchiamo su Plugin e subito dopo andiamo a cliccare su Installa. Iniziamo l'installazione. In qualche secondo verranno installati tutti i plugin necessari al funzionamento del nostro tema TaskHive per creare il nostro sito directory. Ecco qui, sono stati importati tutti i plugin e installati. Quello che dobbiamo fare è andare qui in basso, cliccare su Return to Require Plugin Installer e andiamo di nuovo a selezionare tutti i plugin. Questa volta andiamo ad attivarli, quindi clicchiamo su Activate e applica. E abbiamo attivato tutti i plugin. Come vedete, ora non c'è nulla. A breve avremo WooCommerce e tutte le impostazioni di Hivepress
per il tema Task Hive. Clicchiamo qua su ritorna alla dashboard, partirà l'installazione di WooCommerce in automatico, quindi se volete inserire già i vostri dati all'interno di WooCommerce e andare poi a seguire questa procedura guidata step by step, inserite e continuate. Per il momento io la salto perché non è richiesta al momento. Ok, voi se volete andare a compilare tutti i campi, compilateli, oppure lo potete fare dopo nelle impostazioni di WooCommerce. Come vi dicevo prima, è stato installato WooCommerce e in più abbiamo Hivepress Listing Vendor Payout e Request, che vedremo successivamente dopo che abbiamo importato il demo del nostro tema. Come si fa a importare la demo per avere un sito uguale identico a questo? È semplicissimo, ritorniamo dietro su WooCommerce, su WordPress, scusate, andiamo sotto plugin, eccolo qui, aggiungi nuovo e qui nella ricerca scriviamo demo import, eccolo qui, come vedete dobbiamo installare questo plugin qui, One Click Demo Import DOCDE, ok? Clicchiamo su installa adesso, parte l'installazione, in pochi secondi sarà pronta, eccola qui, l'attiviamo il plugin e successivamente andiamo sotto aspetto import demo data per andare a importare la nostra demo. Clicchiamo su import demo data e come vedete ci dà la possibilità di andare a importare Task Hive. Andiamo sotto import demo data, clicchiamo qui, ci verranno messi a disposizione altri plugin che possiamo anche non installare perché non sono richiesti per il tema Task Hive, ma se volete c'è cioè VP Form, All One in SEO e Monster Insight per le analytics. Se vi serve uno di questi plugin basta cliccare per andarli a inserire nella importazione del nostro demo. Non li vado a importare io, clicco su continua, importa, partirà l'installazione e l'importing del demo di Task Hive che abbiamo prima visto sul sito di hivepress.io. Qualche secondo e il tema sarà importato. Ecco qui il sito web è stato importato. Adesso andiamo a vedere la nostra home page. Eccola qua. Come vedete è stato importato tutto il contenuto della demo, quindi abbiamo la home, possiamo inserire le parole chiavi, possiamo scegliere i servizi in base ai tag, eccoli qua, c'è il filtro, ci sono i vari servizi offerti, proprio come la demo che avevamo visto precedentemente su Task Hive, hivepress.io. Andiamo a chiudere qualche finestra, ritorniamo su Task Hive e andiamo a vedere insieme adesso le varie impostazioni dei listing e dei plugin che abbiamo appena inserito. Clicchiamo su impostazioni e andiamo nelle varie impostazioni di Hivepress di Task Hive. Qui possiamo modificare la pagina annunci o se ne crei una tu la selezioni qui, altrimenti lasci quella che viene inserita di default dal tema importato. Puoi modificare la visualizzazione del listing e categorie. Se vuoi visualizzare le categorie così, lasci il listing, altrimenti clicca su categorie e si visualizzerà la categoria. Annunci regolari per pagina 6, annunci in evidenza per pagina 2, annunci simili per pagina 3. Puoi modificare in base alle tue esigenze, ok? In più o in meno. Titolo opzionale, se vuoi modificare il titolo del formato della pagina lo vai a inserire qui. Abilita lo zoom per le immagini, se vuoi lo zoom puoi cliccare qui, altrimenti no. Ricerca i campi di ricerca, parole chiave o puoi mettere per categoria. Invio, puoi inserire qua la tua pagina di termini e condizioni, permetti l'invio di nuovi annunci, approva manualmente nuovi annunci e abilita il report del listing, metti il flag o lo togli in base alle tue esigenze. Scadenza, puoi inserire un periodo di scadenza dell'annuncio in base alle tue esigenze, periodo di archiviazione, stessa cosa. In vendita puoi abilitare
l'utente che acquista a immettere una quantità o al venditore di limitare le quantità, oppure richiedere un caricamento di un file. Quando hai fatto salvi le modifiche, ritorna in alto recensioni. Qui puoi consentire l'invio di recensioni molteplici. Approva manualmente nuove recensioni. Ti consiglio di lasciare approva manualmente nuove recensioni, specialmente per visualizzare cosa gli utenti scrivono, se realmente è una recensione valida o meno. Venditori, mostra il display vendor in front-end, quindi la pagina principale, pagina venditori. Se crei la tua pagina, la inserisci qua, altrimenti lasci così default. Venditori per pagina 10, nome da visualizzare, nome utente. Nella ricerca parole chiave o parole chiavi, qui ci dà soltanto parole chiavi, ok? Registrazione, abilita la registrazione diretta. Vendita, commission rate, se vuoi impostare una commissione di base, di partenza per tutti, tipo 30%. Salvi le modifiche, utenti. Mostra nome da visualizzare, nome utente, cognome, nome completo, decidi tu, registrazione, pagina dei termini e condizioni, se l'hai creata la inserisci qua, accetta gli utenti in registrazione, no, nome utente, generate username from the email address, crea un username per l'utente in base all'indirizzo email, email. Require email address verification. Richiedi una verifica dell'indirizzo email, se vuoi lo smarchi, altrimenti no. Sicurezza, restringi l'accesso al WordPress backend. Quindi quando l'utente farà un login, fai attenzione che non vada a finire nel backend, quindi in questa parte dove noi lavoriamo. Salviamo l'impostazione ogni tanto, messaggi, abilita il caricamento di file. Blocca delle keyword che non vuoi vengano inserite all'interno dei messaggi. Archiviazioni, conserva i messaggi nel database, puoi smarcare o lasciare il flag. Periodo di archiviazione, scegli tu un periodo dopo quanto tempo il messaggio deve essere archiviato. Richieste. La pagina richiesta anche qua, richieste per pagina, il titolo se lo puoi cambiare, opzionare, invio, abilita l'invio di richieste personali, quindi metti il flag o meno se ti serve o meno, moderazioni, approva manualmente le nuove richieste, quello che ti consiglio, così verifichi che tipo di richiesta è, email, notifica il venditore per questa nuova richiesta. Ok, scadenza. Seleziona periodo di scadenza per le richieste. Offerta. A chi mostriamo queste offerte? A tutti gli utenti, solo agli utenti registrati o solo agli autori. Impostato di default tutti gli utenti. Invio. Abilita l'invio di richieste multiple. Approva manualmente nuove richieste. Approva nuove contrattazioni durante le richieste, abilita il caricamento di file. Ok? Impostazioni in base al come stai impostando il tuo sito web. Ordini, restrizioni di messaggi per i buyer, restrizioni per le review per i buyers, dettagli nel processo, condividi i dettagli con i venditori, dispute. Abilita le dispute sugli ordini, richiedi una manual completion, una completazione manuale sugli ordini. Complete period, quindi quanti giorni devono passare prima che viene archiviato automaticamente l'ordine. Payout, richieste di payout, qui vai a gestire i vari freelance che chiedono di essere pagati. Ok, quindi allow request in payout, accetta richieste di payout. Quindi se un freelance ha incassato 500 euro, mettiamo il caso, può venirti a richiedere il suo pagamento se stai creando il sito web directory come Fiverr, come freelance.com, e puoi inserire un minimo ammontare di pagamento.
quindi posso inserire come richiesta minima per esempio $200, €200. Finché non vengono raggiunti $200, €200, non emetterò il mio payout. Integrazioni, puoi andare a inserire qua tutte le varie integrazioni, c'è ReCAPTCHA, chiavi del sito, chiavi segrete, eccetera, iPress Store, le licenze per i vari plugin aggiuntivi che vai a inserire. Abbiamo poi i temi subito sotto. Una volta che hai fatto tutte le varie impostazioni, salva, mi raccomando. Abbiamo iPress Team, l'Expert Live, il Task Hive, quello abbiamo già visto prima, Renta Live, Job Hive e Listing Hive. Noi stiamo utilizzando esattamente questo. Le varie estensioni sono i plugin aggiuntivi che abbiamo già visto prima, ok? Hai incluso il marketplace che è già installato, le richieste di tag, ma se hai bisogno di un qualsiasi altro plugin aggiuntivo per andare a incrementare quello che è la personalizzazione del tuo sito web, basta andare su installa per quelli gratuiti, ce ne sono ancora alcuni, e acquista su quelli a pagamento. Scendendo sotto andiamo a vedere quali sono i contenuti del sito web che abbiamo già visto qua. Questi contenuti che già sono inseriti e sono modificabili, quindi andiamo a cliccare su annunci, troviamo annunci, aggiungi nuovo annuncio, categorie, tag e attributi. Andiamo dentro gli annunci e troviamo l'elenco di tutti gli annunci che sono stati inseriti. Abbiamo il titolo, il venditore, tutti i venditori che hanno inserito gli annunci, la categoria e quando è stato pubblicato. Se entriamo dentro a un annuncio, clicchiamo su modifica, come vedete c'è un titolo. Puoi aggiungere anche qui un nuovo annuncio, il testo di descrizione dell'annuncio, sotto qui in questo caso ci sono già dei commenti, quindi puoi aggiungere un commento tu oppure approvare, non approvare, rispondere, cestinare, mandare nello spam i vari commenti che sono stati fatti. Nelle impostazioni abbiamo il venditore, quindi puoi andare a selezionare il venditore inserendo tre lettere, per esempio Brian Peterson, o lasciamo l'originale che è Thomas Hinton. Verificato, marca annuncio come verificato se è il venditore o l'annuncio è stato già verificato, metti annuncio in evidenza se lo vuoi mettere in evidenza tra i vari annunci che passano all'interno del sito web. Se lo vuoi mettere in evidenza puoi scegliere anche le date da quando a quando metterlo in evidenza. Se vuoi far scadere questo annuncio ci metti una data di scadenza. Sotto c'è un'immagine di riferimento per l'annuncio, come vedi ci sono le varie immagini, ok, la metti qui, la inserisci qua, seleziona immagini, attributi, vai a inserire il prezzo, in questo caso qui c'è $99, puoi cambiare, puoi inserire quello che vuoi tu e quante revisioni per il servizio che viene offerto. Sulla destra invece abbiamo la categoria selezionata, quindi questo annuncio fa parte della categoria social media, e i tag, andremo a vedere quali sono i tag. Se apriamo un annuncio, eccolo qui, questo qui, abbiamo la categoria di riferimento che è musica e audio qui in alto, i vari attributi, questi sono gli attributi per questo tipo di annuncio, e poi sotto abbiamo i tag, le revisioni che si visualizzano come commenti, e quindi andando a modificare l'annuncio abbiamo qui, abbiamo visto la descrizione, i commenti eccetera, categorie sulla destra, i tag, quelli che appariranno sotto, quelli che appaiono qui, ok. E delivery time è una sottocategoria degli attributi che vengono inseriti all'interno dell'annuncio. Adesso andremo a vedere come i servizi inclusi, puoi selezionare i vari servizi e puoi aggiungerne alcuni se vuoi, e il tipo di licenza, ok. Una volta creato questo puoi cliccare su aggiorna o se ne modifichi alcuni. Categorie, queste sono le categorie che chi crea il sito web prepara prima, e queste categorie vengono poi utilizzate dai venditori per andarsi a posizionare all'interno della directory, ok. Quindi andiamo a vedere una categoria, qui potete creare la vostra categoria, ne apriamo una, modifica categoria,
Eccola qua, come vedete c'è il design and graphic, lo slug è automatico, una piccola descrizione se volete inserire un'immagine e se c'è un numero di ordine che volete dare alla categoria. Display subcategory instead of listing, se vuoi invece di far vedere la lista, vuoi mostrare le sottocategorie, metti un flag qua, altrimenti no. I tag, eccoli qua, stessa cosa, una serie di tag che vengono messi a disposizione per chi poi si iscrive e va a creare i propri prodotti all'interno del task hive. Vorrei che puoi crearne uno da zero qui, altrimenti possono essere utilizzate quelle già preimpostate. Per andare a visualizzare all'interno, un po' come le categorie, se clicco su modifica, come vedi, inserisci il tag di riferimento, puoi mettere una descrizione e la priorità, e poi clicchi su pubblica o aggiorna. Andiamo a vedere invece gli attributi. Andiamo a vedere gli attributi. Gli attributi sono in questo caso le revisioni, i servizi inclusi, il delivery time, il license type che abbiamo visto qui sulla destra dentro all'annuncio. Chi si registra crea il proprio annuncio. E abbiamo qua il delivery time, i servizi inclusi, license type. Ok, nei vari attributi ci sono delle sottocategorie. Se andiamo a cliccare su modifica, per esempio, eccolo qua. Puoi permettere di modificare la front-end, rendere il campo obbligatorio, una serie di setting e per la ricerca, per mostrare in prima pagina, in seconda pagina come secondario, eccetera, e poi inserire poi dei sottoservizi. Cliccando, torno un attimo indietro su questa funzionalità opzioni, una volta che hai creato l'attributo, puoi andare a inserire dei sottoattributi, come per esempio licenze commerciali, eccetera. Le puoi creare da qui da zero, oppure ti faccio vedere all'interno, funziona un po' come i tag e le categorie, come abbiamo visto precedentemente. Quindi, se stai creando un servizio, un attributo, vai a smarcare tutti i campi che ti servono. Se questo servizio qui è servizi inclusi, ha delle definizioni a scalare, puoi andare a cliccare qua su modifica opzioni e andare a inserire altre sotto sezioni. Questi sono gli attributi, abbiamo messo insieme gli attributi. Andiamo a vedere adesso i venditori. Andiamo a vedere i venditori, eccoli qua, i vari venditori registrati già sul vostro sito web, i freelance che lavoreranno sul vostro sito web. Andiamo sotto modifica, potete andare a inserire, potete anche cliccare su aggiungi nuovo per aggiungere uno nuovo. Qui c'è il nome, il servizio, chi è, che cosa fa, eccetera, le impostazioni, quindi il nome utente, se è un utente verificato o meno e se ha una commissione, se c'è una commissione sul servizio che vende. Qui saranno tutte le statistiche di vendita. Alla destra invece troveremo, potete inserire l'immagine di evidenza, tra l'immagine profilo dell'utente che si è registrato, che sarà esattamente qui sul profilo utente. Ok, eccoci qua di nuovo. Payout, il tipo di pagamento, possiamo inserire un payout, quindi pagamento. Andiamo a vedere all'interno cosa, per Andrew Wallace per esempio ho inserito tre tipologie di pagamento, bonifico, PayPal e Stripe. Potete anche inserire qui WeTransfer, ok, e inserirlo all'interno. Se scegliamo sotto metodi, ci sono tutti i metodi che abbiamo già inserito, e possiamo anche eliminarli, per esempio, crearne uno nuovo, PayPal. E il minimo amount per PayPal sono 500 euro, dollari, qualsiasi cosa, e lo ritrovate qui in alto. Richieste, qui passeranno tutte le richieste, aggiungi nuova richiesta, categoria di richiesta e attributi. Quando ci sarà una nuova richiesta, entrerà e sarà visualizzabile, potete mettere un budget, utilizzare una categoria anche qui e creare degli attributi. Abbiamo visto tutte le parti interne della configurazione del tema Hive. Possiamo fare una prova di registrazione. Che cosa dovete fare prima, per abilitare le registrazioni? Prima cosa, andate su Impostazioni e iscrizione, chiunque può registrarvi.
può registrarsi al vostro sito. Ricordatevi di fare questo, altrimenti nessuno si potrà registrare al vostro sito. Una volta che avete impostato tutti i parametri che abbiamo visto insieme, il vostro sito è pronto per far sì che gli utenti si registrano sul vostro sito web. Quindi prima cosa andiamo a prendere l'indirizzo, andiamo in una pagina in incognito, una nuova pagina in incognito, vado a inserire l'indirizzo, eccolo qua, e da ora in poi il nostro sito web è operativo, ok? Quindi lista service, se io sono un freelance, la prima cosa che devo fare è andare a registrarmi. Accedi, quindi non ho ancora un account, la prima cosa mi vado a registrare, clicco qui, inserisco il mio indirizzo email e poi successivamente, in base all'impostazione che avete dato, vado a inserire anche una password. Eccoci qua, e mi sono registrato. Al momento mi viene chiesta quale categoria appartiene tra queste. Quello che vado a fare è a registrarmi sulla la categoria nella quale voglio vendere i miei servizi, ok? Quindi magari social media, eccoci qua, e poi vado a inserire i dettagli. Posso inserire un'immagine, seleziono immagine, ne prendo una qualsiasi, tipo questa qui, la vado ad aprire, titolo servizio media webinar per esempio, prezzo, tag opzionale, posso scegliere uno dei tag che abbiamo inserito in fase di creazione del sito web. Qui ci inserisco la mia descrizione, delivery time entro 24 ore, servizio include multiply revision, massimo revisione 100, licenza estesa, e invio l'annuncio, ok? Grazie al tuo annuncio servizi webinar verrà revisionato il prima possibile. Quindi l'utente si è registrato perché piace il portale e poi ha detto voglio lavorare qui e ti invio il mio servizio. Quindi se vado nel mio account, qui nelle impostazioni, servizio webinar è stato inviato il 26 gennaio, è in attesa di revisione, ok? Quello che dobbiamo fare adesso è andare a vedere nel servizio principale, nel sito web principale, che cosa accade. Vado nel sito web principale, bacheca, sotto gli annunci, eccolo qui, abbiamo il servizio webinar Media Master, che è esattamente quello che abbiamo inserito precedentemente nell'altro sito web, che è questo qui, ok, che è in attesa. Ritorniamo nel sito web principale e da qui, eccolo, entro all'interno della richiesta che mi è stata effettuata e posso andare a verificare se è tutto a posto, il venditore si è registrato o meno, il tipo di servizio, e se sono d'accordo faccio su pubblica, clicco su pubblica. Una volta pubblicato, eccolo qui, il servizio sarà presente all'interno dei vari servizi che sono stati pubblicati e autorizzati, ok? Quindi clicco e qui c'è il mio servizio, delivery time, servizi inclusi, eccetera, e annunci simili. Se torno sul sito web degli annunci, dove c'è il freelance in attesa, e refresh la pagina, come vedete il servizio media webinar, social media, eccetera, è stato approvato, ok? L'utente, qui c'è il suo account, dove siamo adesso, poi potrà vedere tutte le varie dinamiche e le analytics, i vari annunci che sono stati approvati, ci sono le impostazioni dell'account, può inserire la sua immagine e può andare a configurare tutte quelle che sono nome, cognome, early rate, eccetera. Sono i campi che abbiamo preparato prima nell'impostazione del sito web. Post request, andiamo a vedere post request velocemente. Posso anche postare una richiesta, per esempio
servizio di ads Google, budget $1,000, qui inserisci la tua descrizione e invio la richiesta. Ok, questa è una richiesta che possono visualizzare tutti all'interno del portale, quindi chi vedrà quella richiesta potrà poi fornire il servizio. Io invio questa richiesta e ti dice grazie, la richiesta è stata inviata. Torno nell'account, qui puoi tornare nel tuo account e ti dirà anche che ci sono, a parte gli annunci, passiamo di là nella parte del servizio media webinar, eccolo qua. Se ritorniamo indietro, andiamo nelle richieste, come vedete c'è una nuova richiesta in attesa che è stata formulata da Raffaele Mele Marketing. Quindi posso entrare nelle modifiche e anche qui poi, se sono d'accordo con tutto quello che è stato scritto, la posso pubblicare. Se voglio dare risalto a questo servizio di richiesta, quello che posso fare è creare una pagina apposita e metterla poi all'interno del menu, per esempio, no? Quindi se io ritorno qui, questa è stata la richiesta, vado a creare una pagina, aggiungi pagina, e ci scrivo in alto qua richieste speciali e pubblico la pagina, non devo fare nient'altro. Poi vado sotto iPress impostazioni e nelle richieste, ricordate, vi ho spiegato, si può selezionare una pagina apposta, richieste speciali, eccola qua, salvo le modifiche e poi vado nelle impostazioni di WordPress, nel menu, qui abbiamo il menu header, lo seleziono e mi vado a inserire questa pagina che è richieste speciali. Ok, aggiungi al menu, lo mettiamo prima del blog, vado a salvare il menu e poi se ritorno nel sito web, visita il sito, eccolo qua, nel menu troverò le richieste speciali. Se clicco su richieste speciali, eccola qua, ci sarà servizio di Google Ads a $1,000. Quindi qui di conseguenza posso anche filtrare minimo e massimo e mi posso andare a selezionare i vari servizi. Chi entra all'interno del portale può fare ricerca per parole chiavi e può andare a vedere richieste speciali. Chi è interessato può mandare un messaggio, ok, inserendo anche un prezzo, ti offro $900 offerta e invio l'offerta. Ok, la tua offerta è stata inviata. Se ritorniamo di là nel nostro dashboard dell'utente, andiamo a fare un refresh, vediamo cosa succede, andiamo sotto request e se andiamo a visualizzare il servizio di Ads che abbiamo creato, ecco qui che c'è l'offerta immediatamente sotto, $900, e possiamo accettare o rifiutare. In questo caso potremmo accettare, andiamo a vedere, eccolo qua, e quindi di conseguenza poi c'è tutto l'ordine che verrà creato. Ragazzi, come avete visto, questo è un sistema che vi permette di creare il vostro sito web professionale, creare un servizio che mette a disposizione dei servizi per freelance e potete anche monetizzare. Il tutto è creato, non l'abbiamo detto prima, con Gutenberg, quindi potete tranquillamente, non avete bisogno di Page Builder, anche se c'è un'estensione per Elementor che adesso vi farò vedere. E questi sono tutti i blocchi di WordPress e di Gutenberg, potete personalizzare tranquillamente in tutti i loro aspetti. Le categorie, per esempio, sono dei blocchi di iPress personalizzabili,
e tutto quello che è compreso nella pagina è realizzato con Gutenberg, quindi è leggero, veloce, ha un caricamento di pagina veloce. Potete creare il vostro listing site velocemente. Qui ci sono i blocchi, qui in basso, eccoli qua, Hivepress. E vi basta prendere per esempio un categoria annuncio e trascinarlo all'interno, che automaticamente verrà importato il blocco pronto, come quello che vedete qua sotto, in base alla configurazione che avete fatto all'interno. C'è anche la possibilità, in ultimo andiamo a vedere anche questo, di inserire per esempio Elementor. Aggiungi nuovo, andiamo a installare velocemente Elementor. E all'interno di Elementor ci sono dei widget, andiamo ad attivare. Quindi, se volete poi creare delle vostre pagine, abbiamo attivato anche Elementor, non ce n'è bisogno, ma se volete utilizzarlo, potete utilizzarlo. Vado nelle pagine, tutte le pagine, prendo una pagina sample, per esempio, clicco su modifica e vado a modificare con Elementor. Vado a eliminare il contenuto che già c'è all'interno e come vedete, se andiamo a chiudere tutti i widget che ci sono a disposizione, alla fine in basso ci sono anche i vari widget di Hivepress, quindi potete personalizzare le vostre pagine. Se inserisco dentro per esempio un widget, ecco qua, categorie, può essere 4, 5, 6, 7, un numero di categorie da visualizzare, divise in 4, eccetera. Ci sono altre immagini qui sotto, scusate, altri widget qui sotto e potete tranquillamente prendere e inserire all'interno delle vostre pagine anche con Elementor. Come vi dicevo, questo è un tema veramente eccezionale se volete creare dei listing, se volete creare dei siti come Fiverr o freelance.com. Questo è il tema che fa per voi. Costa soltanto $79, in più avete delle estensioni gratuite da inserire all'interno del vostro progetto per ampliarlo. In più ci sono Tag $29 incluso, Marketplace $39 incluso e richieste $39 incluso nel pacchetto che andate ad acquistare. Ragazzi, per questo video è tutto, io vi saluto, ciao, a presto da Raffaele.